Entusiasmo, quello fisiologico per ogni squadra pronta a iniziare una nuova stagione. Delusione, quella che basta, dopo un'estate trascorsa nella speranza, poi risultata vana, di un ripescaggio in Serie C. Torna a lavorare la Juve Cremona, quest'anno in Serie D. Lo fa il centro sportivo San Zeno, tante telecamere, qualche tifoso, roster nuovo, coach nuovo. Stesso obiettivo dell'ultima stagione. Sarei ipocrita se dicessi che l'obiettivo non sarebbe quello della promozione, anche perché la squadra era stata improntata per poter fare una discreta C2 o al limite anche una C1. Dopo sappiamo che nello sport sempre i risultati non confermano le aspettative, però oggi come oggi puntiamo decisamente a una promozione alla serie superiore. Grandi ambizioni ma piedi per terra. Sulla carta la Juve è la favorita del proprio girone. Bisognerà però dimostrarlo sul campo. Coach Gigi Brotto lo sa e per farlo ha rinunciato alla Serie C l'anno scorso a Fiorenzuola. Non sono così amareggiato dal fatto che non siano stati ripescati in una categoria superiore e anzi sono molto contento che anche i giocatori che hanno sposato la Juve non abbiano avuto dubbi nel dir di sì, anche se quando abbiamo saputo che avremmo fatto la Serie D. Come il coach, tanti giocatori scesi di categoria per sposare il progetto Juve. Ecco perché la squadra appare troppo forte per tutti. La stella, l'argentino Maxi Moreno, 19 punti a gara l'anno scorso in Serie C. Io ho giocato con lui 3 anni fa, quindi il giorno dopo che la famiglia Ferroni mi ha convocato per dare loro una mano, la mattina dopo ho subito chiamato Maxi e ho sondato subito la sua disponibilità, poi diciamo che siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza. Il capitano, una vecchia conoscenza del basket cremonese, Roberto Cazzaniga. Il primo anno che sono capitano, sono molto fiero. Era ora? Comunque ho sempre trovato bravi capitani, spero di prendere da loro. E niente, darò l'esempio come giusto che sia che debba dare il capitano e sgriderò quando c'è da sgridare e elogerò quando ci sarà da elogiare. Come Brotto, Cazzaniga è uno dei tanti ex Vanoli in questa nuova Juve. A loro si è aggiunto infatti il fisioterapista Daniele De Palma. Il valore umano è un fattore fondamentale, quindi non abbiamo nessun pregiudizio nel fatto che qualcuno abbia indossato in passato le maglie della Vanoli. Naturalmente da oggi sono juvini al 100%. È più facile che la Juve ottenga la promozione diretta in Serie C o è più facile che la Vanoli giochi playoff? questa è cattiva. Sì, mi auguro, allora sicuramente noi faremo il massimo per ottenere la Serie C. Io non sono di quelli che fa il tifo contro, per cui mi auguro che anche la Vanoli arrivi ai playoff. 2, 3, Juve!